Ma mi piace questa moda di poter esprimere le proprie impressioni, le proprie considerazioni, come ha fatto il buon Vittorio Sgarbi davanti a uno specchio, facendosi la barba. E, che dire, è stata una settimana convulsa, una settimana dove è successo di tutto, dalla politica, alle vicende dei ragazzi nella battaglia alternanza scuola-lavoro. Una situazione sociale sicuramente difficile e che potrebbe portare a delle dinamiche anche pericolose, il che cerchiamo di evitarlo in tutti i modi e cerchiamo quando c'è da protestare di protestare comunque in maniera civica e pacifica. E a Sgarbi dico che occorrerebbe occuparsi più del territorio, con uomini del territorio, come già gli ho scritto, già la sua esperienza a Salemi l'abbiamo vista, non è stata, diciamo così, straordinaria. Lui parla delle case a un euro, parla, di tutta una serie di attività che però non mi pare abbiano fatto esplodere Salemi dal punto di vista turistico, culturale e sociale. Ai ragazzi che protestano dico: cercate di non eccedere perché poi si passa dalla parte del torto ed attenzionare quello che sta accadendo con i 5 Stelle, perché non è che votare 5 Stelle significa votare esclusivamente il loro programma, può essere che votare 5 Stelle può voler dire anche esprimere un voto di protesta per rompere un sistema. Settimana lavorativa per me intensa, in giro sempre per cantine, tra i prodotti della Pultex, i prodotti della Colombine, Herbs, tutta una serie di dinamiche che mi vedono presente nelle cantine, nelle cooperative sociali, nelle nostre bellissime industrie che portano avanti, sono la spina dorsale dell'economia siciliana. Per cui continuiamo il nostro lavoro, cerchiamo sempre di abbassare i toni e di portare un messaggio positivo, sempre ai giovani, ai meno giovani, alle aziende, sperando in una politica che cambi passo e sperando in un Presidente della Repubblica che si ravveda e che dia il suo parere ragionevole, improntato al buonsenso, a questa legge elettorale che vede sempre di più i cittadini depotenziarsi dal punto di vista della scelta e che vede sempre di più i partiti, i segretari di partito decidere chi deve andare al governo, al Parlamento, fregandosene del diritto di voto dei cittadini. Per cui una buona domenica, domani, un buon fine settimana e l'auspicio di una futura settimana all'insegna della positività e della pace. Ciao e buon sabato.